Ragazzi, abbiamo l'ufficialità di Vranckx, contratto già depositato in Lega, quindi domani rifinitura e speriamo possa andare in panchina per sabato. A breve arriverà anche quella di Dest, quindi il nostro mercato direi che si può definire, manca poco, si può definire concluso qui. Dall'altra parte è arrivato Acerbi, un giovane di belle speranze, e si portano il VAR. Adesso ne parliamo. Prima vi voglio ringraziare perché siamo quasi 3.000, siamo vicini a raggiungere l'obiettivo dei 3.000 iscritti. Per me, che non è da molto che ho questo canale, lo ritengo un grande successo perché sono partito proprio dal nulla. Ho visto che l'80% di coloro che vedono i video non sono iscritti. Quindi, se vi va, perché dovete sempre fare solo quello che vi va, non voglio pressare, non voglio essere pesante. Quindi, se vi va e seguite i miei video e siete in quell'80% che guarda i video senza iscriversi, se lo fate dopo questo video, magari mi fate raggiungere i 3.000, i 3.000 iscritti, e per me sarebbe già un grande successo, mi fareste un grande regalo. Ovviamente il pollicione è sempre gradito, è sempre gradita l'attivazione della campanella per ricevere i video. E se volete farmi un regalo, state guardando questo video, iscrivetevi e mi fate arrivare a 3.000. Io mi inchino e vi ringrazio. Quindi, mercato chiuso. Il mio voto al mercato del Milan è 7. È 7 di partenza. Lo sappiamo tutti, con Ziyech sarebbe stato 9. 10 è impossibile, con Ziyech sarebbe stato 9, così è 7, però è un 7 che magari tra 4-5 mesi potrebbe essere un 9. Perché dite voi? Perché abbiamo preso giocatori giovani, ma non acerbi dal punto di vista dell'esperienza, che hanno già fatto le loro esperienze. Oggi sono andato a vedermi un po' le uscite e le entrate. Beh, io direi che in ogni zona del campo abbiamo fatto un miglioramento. L'unico da vedere, ma questo lo vedremo nel tempo, sarà che sì, è Vranckx. Ma Vranckx ha 19 anni. 19 anni, ma non arriva dal nulla. Ha già giocato in Champions League. Per quello io dico che 4-5 mesi, diamo il tempo a questi ragazzi di integrarsi, di conoscere il calcio italiano, di abituarsi al calcio italiano, e potremo scoprire che quello che è stasera è un 7, qualcuno dirà 6 e mezzo, io dico 7 perché già De Ketelaere per me è un grandissimo colpo e quindi già parto con un voto alto. Però un grandissimo colpo lo possono diventare anche Adli, anche Vranckx, anche Thiav, anche Dest. Sono tutti giocatori che se, no, se il mister e la società sapranno proteggere, se noi tifosi sapremo aspettare, potremmo trovarci tra poco tempo con una squadra veramente molto più forte di quella di adesso. Però adesso noi il derby lo giochiamo questo sabato, con i giocatori che sono adesso in sede a firmare, con giocatori che si stanno entrando, si stanno abituando, per cui dovremo affidarci a questo derby, a
all'ossatura della passata stagione, no? Senza Frank e senza Krunic, infortunato. Io spero si riescano a recuperare Origi e Rebic per avere almeno in panchina gente di forza, di sostanza, d'esperienza. Ma sabato questi saremo, quindi sarà importante l'atteggiamento che avrà la squadra. Sappiamo come loro affrontano il derby, con quella bava alla bocca, con quella cattiveria, con quella schiuma che gli esce di rabbia, che a volte magari gli fa rendere più di quello che... E dovremmo anche noi cercare quella cattiveria, quella furbizia. E cercare di portare a casa una vittoria che aprirebbe un bel periodo a noi, mentre a loro aprirebbe un periodo di difficoltà. Sono ancora lì che tremano all'idea che all'ultimo momento Skriniar se ne possa andare. Io non ho tutta questa. A me non, io sinceramente lo reputo un sopravvalutato Skriniar. E io mi auguro che Leao sabato lo dimostri sul campo quanto è sopravvalutato Skriniar. Però c'è un piccolo problema. Sapete che io non mi nascondo dietro un dito. Io non sono quello che vi dice che tutto è pulito nel mondo del calcio, che tutto... No, io credo che non tutto sia pulito nel mondo del calcio. Credo che ci siano delle zone d'ombra. E la storia ha dimostrato che c'erano queste zone d'ombra e probabilmente ci sono ancora. Quindi ho atteso con molta attenzione la designazione dell'arbitro. L'arbitro è Chiffi, un arbitro che non è che abbia queste grandi. Di lui ricordo un Udinese-Inter l'anno scorso con un rigore concesso al VAR. Perché dalla tribuna hanno sparato a Lukaku, dalla tribuna, ricordo quello. Che riguarda noi, non ho grandissimi ricordi negativi, diciamo, dell'arbitro Chiffi. Però sono andato a vedermi il VAR. Allora, il VAR è un certo Di Paolo. Voi direte, chi è questo Di Paolo? Ricordate Milan-Napoli l'anno scorso, il gol del pareggio di Kessié? Siamo tutti contenti, palla quasi a centrocampo e qualcuno chiama l'arbitro e gli dice vieni a vedere che c'è un fuorigioco geografico. È passato alla storia quello, il fuorigioco geografico, che in quella partita valse l'annullamento del gol di Kessié. In altre partite il fuorigioco geografico servì per convalidare il gol. Attenzione, non è una cosa da poco conto. In quella partita il signor Di Paolo chiamò l'arbitro per un fuorigioco geografico di Kessié che aveva un uomo seduto sopra di lui a terra. Perdemmo 1-0 in casa col Napoli. Ma non basta. Ricordate Milan-Verona? Andiamo sotto 2-0 il primo tempo e danno un rigore per un fallo di Kalinic su Romagnoli. Il VAR chiama, guarda, riguarda, riguarda. È chiaro, lampante, che è in anticipo Romagnoli e Kalinic fallo per il Milan, punizione nostra, diventa rigore per il Verona. Chi era il VAR? Signor Di Paolo. Due episodi clamorosi, cioè in cui viene proprio ribaltato il giudizio del campo, di quello che si vede, dalle immagini, non dalla vista dell'arbitro, dalle immagini, quindi molto più grave.
Questa è la presentazione del VAR di domenica, di sabato, scusatemi, per il nostro derby contro i nerazzurri di Occhio di Lince. Quindi ragazzi, voi mi direte, non pensiamo e giochiamo. E speriamo che sia così. E speriamo che sia così. Speriamo che abbiate ragione voi. Speriamo non ci sia bisogno dell'intervento del VAR di Paolo. Lo spero vivamente. Ciao ragazzi.